sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera, sono le 19.04, in studio a Venezia Massimo Bonella dalla testata giornalistica Pianeta Oggi TV per la consueta panoramica delle notizie, che questa sera verrà posta sotto i riflettori una unica, diciamo, news, che più che news, perché ormai è una cosa, notizia che è risaputa, è l'anniversario della tragedia del Vajont. 55 anni fa la tragedia della diga era il 9 ottobre del 63 e quasi 2000 persone persero la vita. Praticamente, lo ricordiamo in breve cosa è successo, che intorno alle 22:39 oltre 270 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dal monte Toc e precipitarono nel bacino artificiale sottostante, sollevando tre onde colossali. Due onde si schiantarono sulle pareti della vallata circostante, la terza strappò via la strada che coronava la diga e si scagliò a valle verso Longarone. Quindi provate a pensare, questo bacino in alto con un'energia potenziale tremenda, che poi viene tutta quell'acqua incanalata in quella gola stretta, quindi aumenta a mio avviso anche la velocità, scende giù praticamente a caduta libera, quindi con un'energia cinetica spaventosa, e arriva a distruggere completamente Longarone e non solo comunque. Ricordiamo che quasi 2000 persone alla fine, sommando tutto, vennero travolte e uccise. E il disastro rase al suolo anche le località di Erto e Casso, come la maggior parte di Longarone, nelle province di Pordenone e Belluno. Gli abitanti scomparvero nel nulla di fatto, inghiottiti dai flutti e dalle macerie. Dunque, i tecnici stavano monitorando la situazione da giorni, perché il pericolo che la frana si staccasse era reale, ma l'appello dei geologi non venne ascoltato e la popolazione non fu avvertita dell'imminente pericolo. Ecco, qui come al solito i tecnici portano notizie diciamo corrette, per evitare stragi oppure per evitare situazioni scandalose, per evitare situazioni di, non so, degrado, per evitare situazioni che possono ripercuotere sul sociale, quindi mi riferisco a molti settori, e come al solito la parte politica, che qui che aggettivo potremmo adoperare, se vogliamo essere precisi, dovremmo usare questo aggettivo, cioè maledetti, cioè questi politici maledetti hanno detto no, non si tocca, no, perché, e intanto poi alla fin fine abbiamo visto qual è stato il risultato. I residenti sostengono di non aver mai ricevuto l'attenzione che meritavano, nonostante l'impegno di Mauro Corona e di Marco Paolini e gli sforzi di varie organizzazioni che hanno concentrato una offerta turistica calibrata proprio su quella tragedia, per diffondere un messaggio più che per trarne profitto. Questa è la cosa più importante, cioè far emergere questo messaggio. Oggi, nell'anniversario del disastro, è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha affermato: a 55 anni del disastro del Vajont, l'Italia non dimentica le vite spezzate, l'immane dolore dei parenti e dei sopravvissuti, la sconvolgente devastazione del territorio, i tormenti delle comunità colpite. Neppure può dimenticare che così tante morti e distruzioni potevano e dovevano essere evitate. In questo giorno di memoria, il primo pensiero va alle vittime, ai loro corpi straziati, molti dei quali mai ritrovati. Questo è il Presidente della Repubblica sul disastro del Vajont a 55 anni. 19.08, a questo punto io cedo la linea ad Alviano Appi per il programma Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Noi ci risentiamo in coda per eventuali aggiornamenti, la linea ritornerà alla nostra testata TV online Pianeta Oggi TV. Quindi rimanete sintonizzati, che ci sarà un ospite anche
molto interessante. Ci sarà la giornalista Margherita Furlan, che saluto, e a questo punto linea a Pordenone, a Genoa, collegato via Skype con la regia centrale in Treviso, dove abbiamo l'editore di Radio Salzio Rosario Moreno, che altresì saluto anche lui, che mi stavo dimenticando, e quindi la parola a Pordenone. Prego, Diano. Buonasera Massimo, grazie sempre dello spazio che ci dedichi e come tu già hai anticipato, con i nostri ascoltatori questa sera possiamo sentire il pensiero di Margherita Furlan su alcune questioni che a noi interessano, secondo me, a noi interessano molto. Allora, intanto, ciao Margherita, grazie del tuo intervento, ti do il ciao perché ci conosciamo. Ciao Albiano, ciao Massimo, ciao a tutti. Grazie. Ecco, allora, desideravamo parlare con te perché tu sei una giornalista che ha collaborato con Pandora TV di Giulietto Chiesa e sei comunque un'esperta, una profonda comunque conoscitrice della situazione medio orientale, nonché anche potremmo dire del conflitto russo-ucraino. Allora, dunque, noi volevamo parlare con te per capire alcune cose degli scenari internazionali che però non trovano riscontro nei nostri telegiornali. Tu alcuni giorni fa hai scritto un articolo su uno straordinario finanziamento degli Stati Uniti ad Israele, veramente straordinario. Il titolo che mi sembra che hai dato a questo articolo è Il Congresso USA nelle mani di Israele. Allora, noi ne vorremmo capire un po' di più di questa cosa che senz'altro è talmente grossa e talmente forte che non potrà non avere, secondo me, implicazioni in primis per il nostro paese, ma forse anche per la situazione medio orientale. A te la parola. Sì, grazie Alviano. Il titolo dell'articolo è, come hai giustamente detto, Il Congresso USA nelle mani di Israele, ma questo articolo potrebbe avere anche un sottotitolo, che è questo: Israele blinda il presidente degli Stati Uniti d'America per 10 anni, chiunque esso sia. Quindi non parliamo solo di Donald Trump, perché questa legge, che sta per essere approvata a larga maggioranza, a stragrande maggioranza, è stata già approvata dal Senato, poi è passata alla Camera, adesso è di nuovo al Senato per ulteriori emendamenti peggiorativi, potremmo dire per noi. Passerà questa settimana alla Camera, l'iter sarà concluso con la votazione finale dell'intero Congresso e dopodiché passerà la firma del Presidente Donald Trump. Ma il vero punto è che questa legge approva un prestito di 33 miliardi di dollari, che si aggiunge ai 5 miliardi già approvati pochi mesi fa, quindi fanno 38 miliardi di dollari. È per un prestito, il più grande prestito che nessuno Stato abbia mai finanziato ad un altro Stato nella storia internazionale. Sono esattamente 7.230 dollari al minuto, con buona pace del contribuente americano, perché non è che non ne abbiano parlato solamente i media italiani, ma anche negli Stati Uniti c'è silenzio, perché sappiamo che gli Stati Uniti sono in piena crisi economica, come anche noi, ma anche loro ne risentono parecchio, lo sappiamo. E quindi questa cosa non viene molto pubblicizzata, perché 38 miliardi di dollari sono molti anche per gli americani, e non tutti sono d'accordo, non tutti coloro che hanno votato per Donald Trump, come chi ha votato anche per Hillary Clinton, gli elettori non sono sicuramente d'accordo a versare così nelle mani di Tel Aviv immediatamente 38 miliardi di dollari senza nessun colpo ferire. Anche perché
è previsto una media di 3,8 miliardi di dollari da consegnare ogni anno fino al 2028, per 10 anni quindi, ma per la prima volta questi soldi vengono destinati anche alla difesa missilistica di Israele. E a questa difesa missilistica di Israele, che a quanto pare deve avere bisogno di un'enorme difesa militare, probabilmente dall'Iran, non c'è nessun limite. Mentre fino alla legge precedente il Presidente degli Stati Uniti d'America poteva porre dei limiti non solo alla difesa missilistica, ma a qualsiasi tipo di armamento fornito dagli Stati Uniti ad Israele, da ora in avanti il Presidente degli Stati Uniti, qualsiasi sia l'inquilino della Casa Bianca, non potrà più dire nulla. Nel momento in cui sarà definitiva questa legge, gli Stati Uniti potranno dare qualsiasi tipo di aiuto economico e missilistico per quanto riguarda la difesa, senza che il Presidente degli Stati Uniti possa dire una parola. Quindi questa legge blinda il Presidente degli Stati Uniti, ed è una legge che è stata sponsorizzata dall'AIPAC, che è la lobby israeliana che sta negli Stati Uniti d'America. Ma la cosa straordinaria è che è stata approvata in maniera bipartisan, con dei numeri grandissimi, perché questo ti volevo domandare, scusa. Sì, cioè sia democratici che repubblicani sono tranquillamente il congresso è a favore, da quello che ti risulta. Non solo, perché dovete sapere che il Senato degli Stati Uniti d'America è composto da 100 membri, 100 solo sono i senatori al Senato. Ebbene, questa legge è stata presentata al Senato dal senatore Marco Rubio, che è un senatore che si occupa anche di intrallazzi nel Sud America, perché sappiamo che il Sud America è considerato il cortile degli Stati Uniti, il cortile di casa, diciamo, quindi ci ha messo lo zampino anche lì. Comunque è stata presentata questa legge da Marco Rubio, ma è stata lui il primo firmatario, ma non ha avuto difficoltà a trovare altri cofirmatari, quindi abbiamo detto 100 senatori, 73 cofirmatari al Senato ci sono, quindi il 73% del Senato non solo ha votato a favore, ma ne è stato presentatore di questa legge. Alla Camera, la Camera che è composta di 435 parlamentari, i cofirmatari sono 301, e sono dei numeri che in questi giorni oltretutto stanno crescendo, quindi sono delle percentuali per noi spaventose. Cosa vuol dire? Che le lobby israeliane stanno in questo momento, forse anche prima, soprattutto in questo momento storico, stanno guidando la politica degli Stati Uniti d'America, e lo stanno facendo dagli Stati Uniti, ma lo stanno facendo anche dal Medio Oriente, che è la fucina in cui si sta preparando la terza guerra mondiale, sostanzialmente, che andrà a colpire non solo la Siria, che è un evento preparatore, ma andrà in particolar modo a colpire l'Iran. E allora qui ci potremmo domandare come mai gli Stati Uniti vanno a proteggere ad incrementare la difesa missilistica di Israele, che ricordiamo essere una potenza nucleare, l'unica potenza nucleare riconosciuta dall'Occidente in Medio Oriente. E tra l'altro Israele non aderisce nemmeno al trattato di non proliferazione delle armi nucleari, come invece l'Italia, pur fregandosene, ma comunque vi aderisce. Sì, scusa Margherita, mi sembra che l'Iran, che è considerato uno dei paesi dell'asse del male, invece abbia aderito e abbia tutti i controlli del caso sulla proliferazione nucleare. L'Iran è molto controllato, sbaglio? Proprio questo stavo dicendo, che andiamo ad aiutare Israele, che è già una potenza nucleare, quando l'Iran ha sottoscritto 50 anni fa, quindi uno tra i primi paesi a sottoscrivere il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ma solo estremamente controllato, tanto è vero che i vari report che arrivano dalla IEA, l'istituto appunto per l'energia atomica,
i vari report che quasi mensilmente ci arrivano dall'Iran, di questi tecnici che sono internazionali, che provengono da tutte le parti del mondo, continuano a dirci che non c'è nessun pericolo di produzione di energia, di produzione di armi nucleari in Iran. Ora, io non credo che siano tutti quanti pagati questi scienziati che vanno a fare questi esami nei vari impianti in Iran. È evidente che ci sono gli scontri politici e le inimicizie tra i due paesi ci sono sempre stati, però è altrettanto evidente che se c'è qualcuno che è più pericoloso a livello di armamenti tra i due paesi è sicuramente Israele. Israele, che è lo stesso paese che bombarda a ripetizione in Siria, ma in Siria va a bombardare gli iraniani che sono legalmente presenti sul territorio siriano, perché il presidente Bashar al-Assad ha richiesto la presenza sia di Iran che di Russia a protezione dal terrorismo islamico. Ma appunto questi iraniani presenti vengono bombardati ripetutamente e in vari modi dalle alture del Golan da Israele. Senti, Margherita, scusa, che adesso che hai toccato un attimo questo tasto, per ragionare sempre in termini di diritto, anche con chi ci ascolta, che si cerchi di capire un poco dove si forza la mano, anzi, diciamo, ci si comporta in modo tranquillamente scorretto, facendo apparire invece il comportamento, in questo caso dell'Occidente, adesso chiarirò un attimo il mio pensiero, come un comportamento sempre a rigore di legge. Allora, tu hai menzionato la presenza russa e la presenza iraniana in Siria come una presenza legale, in quanto appunto è stato esplicitamente richiesto dal presidente Assad la presenza russa, in modo particolare, e anche iraniana. Invece noi sappiamo, l'abbiamo saputo anche in modo indiretto, nel senso che nessun telegiornale qua in Italia ha riportato questa notizia, ma è stata riportata, l'abbiamo trovata nella rete, dove una TV israeliana parlava di diverse centinaia di ufficiali, sia americani che francesi che tedeschi, che si trovano in qualche modo bloccati nella zona nord della Siria, nella città di Idlib, dove adesso si sta cercando da parte del presidente Assad e delle forze russe di eliminare l'ultima roccaforte dell'ISIS. Allora, questa la nostra presenza, ma secondo, diciamo, le regole che si è dato l'ONU, è una presenza statunitense, ripeto, tedesca, francese, forse anche inglese se non sbaglio, assolutamente illegittima. È assolutamente illegittima, infatti non si parla per questo motivo, perché è nascosta, è sotto copertura. Si tratta di persone che lavorano per l'intelligence. E sono squadre di miliziani, diciamo così, perché i veri miliziani sono gli occidentali a questo punto diventati, guidati da l'intelligence più importante che c'è nel mondo, che è l'intelligence israeliana. Non dimentichiamoci mai che il Mossad è all'interno di tutte le operazioni particolari. Sebbene ci ricordiamo, è stato presente anche nell'assassinio di Aldo Moro, il Mossad. Così si dice, e così si dice anche nelle aule del nostro Parlamento dopo l'ultima commissione. Esatto. Quindi ci sono molti servizi segreti che lavorano sotto copertura. Quasi tutti i servizi segreti occidentali, in combutta con le petromonarchie, che sono sostanzialmente Arabia Saudita,
Emirati Arabi, Qatar non più, perché non vanno più d'accordo, diciamo, tra di loro, hanno avuto dei dissensi, ma si litiga anche in famiglia qualche volta. Famiglia, ma il motivo principale di questi litigi in famiglia, nella famiglia medio orientale, è sempre l'Iran, perché il Qatar ad un certo punto ha deciso di continuare l'alleanza che aveva avuto nei secoli, diciamo, comunque nei decenni scorsi, l'alleanza commerciale che aveva avuto con l'Iran per propria convenienza, cosa che l'Arabia Saudita non ha aggredito e quindi gli ha fatto un embargo. Tant'è vero che gli ha fatto morire, farà un po' ridere come notizia, ma questo embargo gli ha procurato la morte ai qatarini, si chiamano qatarini, gli abitanti del Qatar, di tutti i loro cammelli, perché non gli arrivava più latte, acqua, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, sono dei movimenti che stanno venendo, che direi sono di una certa importanza, perché si riversano comunque su di noi, perché l'Unione Europea comunque vuole continuare a trattare con l'Iran, ma abbiamo questa parte di Israele con Stati Uniti e questa parte di Medio Oriente che non ne vuole sapere, che vuole isolare l'Iran. Lo stanno facendo in Siria, ma lo stanno facendo anche nello Yemen. La guerra nello Yemen, di cui poco sappiamo la vera causa, sta sempre nell'Iran, perché ad un certo punto i sauditi hanno deciso di bombardare alla fine del 2014, nel dicembre del 2014 hanno deciso di bombardare così improvvisamente lo Yemen. Hanno deciso di bombardarlo perché stavano salendo al potere gli Houthi. Gli Houthi sono degli sciiti, quindi sciiti come gli iraniani, non vanno bene. Lì la religione è sentita in maniera molto forte. Da una parte ci sono gli sciiti e dall'altra parte ci sono i sunniti. Noi come Occidente difendiamo i sunniti, cioè gli arabi sauditi, mentre invece gli sciiti, e anche Israele ovviamente sta dalla parte è contraria agli sciiti iraniani, ma gli sciiti purtroppo stanno in tutto il Medio Oriente, quindi anche nello Yemen. Quindi è difficile per l'Arabia Saudita, per Israele o per gli Stati Uniti andare ad attaccare direttamente l'Iran, perché veramente scoppierebbe proprio la terza guerra mondiale, moriremmo tutti quanti fritti in un istante. E allora si vanno ad attaccare i paesi più piccolini, più deboli, ma per andare sempre a colpire l'Iran. Attenta, per spiegare perché tu usi un poco questa parola che può sembrare forte per moltissimi che ci ascoltano. Tu hai accennato già due volte una possibile terza guerra mondiale. Come riusciamo a far capire a chi ci ascolta il pericolo di un attacco all'Iran da parte di Israele se l'Iran non possiede l'arma atomica? Perché sicuramente quello che è successo in Iraq, c'è stata una guerra che è durata diversi anni, ma noi non ne abbiamo avuto ripercussioni. C'è una guerra in Siria e al momento non ne stiamo avendo ripercussioni, sebbene siano presenti in fronti contrapposti tutte e due le grandi potenze. Perché ritieni che una guerra in Iran, che ripeto non ha la bomba atomica, possa causare una terza guerra mondiale? Innanzitutto io non credo che non abbiamo avuto ripercussioni per quanto riguarda gli altri conflitti, perché comunque abbiamo avuto delle perdite. Ah no, certo, scusami, no, dicevo in termini proprio di vite umane, di deflagrazione di una terza guerra mondiale. Il Papa ha detto che già ne stiamo combattendo una a pezzi. Esatto, e io sono assolutamente d'accordo con il Papa. Secondo me la terza guerra mondiale noi la stiamo già vivendo, solo che non la stiamo vivendo nel nostro territorio italiano, ma è già, appunto, la definizione di Papa Francesco è estremamente corretta, è una terza guerra mondiale a pezzi. Però dicevo che comunque le altre guerre hanno comunque provocato degli sconvolgimenti
importanti anche in Europa, vedi anche l'immigrazione, perché quanti siriani sono venuti qui da noi poi per arrivare in Germania, eccetera. Questa è comunque una delle tante conseguenze, e poi comunque una conseguenza che non tocca a noi direttamente, ma tocca per esempio i bambini dello Yemen, perché noi siamo autori, o i bambini della Siria, noi occidentali, noi italiani siamo autori di un embargo che noi stiamo facendo sia nello Yemen che sia nella Siria. Gli abbiamo tolto i medicinali, gli abbiamo tolto qualsiasi tipo di commercio, gli abbiamo tolto il cibo, gli abbiamo tolto il pane a questi bambini, sia in Siria che nello Yemen. Io credo che queste conseguenze non le devono pagare solo questi bambini di questi popoli, prima o dopo devono tornare indietro anche a noi. Io credo che una giustizia da qualche parte ci sia e noi dovremmo svegliarci. Credo che non dobbiamo fare solo le marce per la pace, noi dobbiamo fare anche le marce contro la guerra e contro gli embarghi che noi creiamo. Noi dobbiamo andare sotto i ministeri a lottare contro queste cose perché non si devono più verificare. E tornando alla domanda che tu giustamente mi hai fatto, perché adesso è più pericoloso l'Iran? Perché l'Iran è più potente di prima, è perché la guerra in Siria, la guerra in Siria è semplicemente, rappresenta i prodromi di una guerra molto più vasta, perché oramai, le divisioni religiose che sono lì presente sono ai massimi livelli, non credo che si possa più tornare indietro. Le divisioni si sono inasprite, le divisioni tra Stati Uniti e Russia si sono inasprite moltissime, le relazioni diplomatiche sono ai minimi livelli, sono peggio della guerra fredda. La Cina da che parte sta in tutto questo? La Cina per il momento sta forse dalla parte della Russia, ma c'è un problema che con la scusa della Corea del Nord, con la scusa della Corea del Nord, le flotte marine americane si sono avvicinate fin troppo al Mar Cinese, quindi in caso di conflitto sono già lì. Il Mar Mediterraneo, oltre adesso anche al Mar Cinese, sono pieni di sottomarini nucleari, sia americani, sia russi, che francesi, che britannici. Prima non c'era, fino a 2 anni fa, non c'era questa situazione. E la situazione è gravemente pericolosa. Basta un minimo errore, anche un minimo errore umano, un minimo errore tecnologico, che possono succedere delle catombi. Fai molto bene a far notare queste presenze militari fisiche proprio schierate l'una contro l'altra con questo potenziale atomico sconvolgente. Tra l'altro, scusa, ma dopo ritorniamo nei temi. Tra l'altro, volevo aggiungere questa cosa sulla pericolosità atomica, perché ho visto un servizio sulle nuove B-6112 americane, che sono delle bombe di 50 chilotoni. Ricordo che Hiroshima, era una bomba che aveva 16 chilotoni, quindi circa 3 volte la potenza di Hiroshima, ma sono bombe a grande penetrazione nel terreno e che una volta esplose sotto la crosta terrestre svilupperebbero una potenza di un megatone, cioè un milione di chili di tritolo. Quindi non solo 3 volte la bomba di Hiroshima, ma quasi 35 volte la bomba di Hiroshima. Quindi, e queste bombe stanno arrivando anche, stanno completando i test, dovranno arrivare nelle nostre basi, non so se stanno già arrivando, cioè il pericolo atomico è veramente molto forte, o no? Da quello che ne sappiamo sono già arrivate ad Aviano e anche a Ghedi, le prime sono arrivate ad Aviano, le 2 basi italiane che ospiteranno queste bombe sono Ghedi ed Aviano. E, tra l'altro con un numero impressionante, cioè 70, un numero che è
equivale solamente al numero di bombe nucleari che c'è nella Turchia, ma la Turchia è il secondo paese della NATO. Adesso la Turchia è una posizione che non si capisce bene, un giorno la pensa in un modo, un giorno in un altro, ma comunque a tutti gli effetti a livello militare è il secondo paese più importante della NATO. E noi come importanza siamo molto inferiore, nonostante siamo al centro del Mediterraneo, ma abbiamo lo stesso numero di armi nucleari, quindi dobbiamo stare molto attenti. Stanno arrivando i primi F-35, sono già arrivati, aerei che tra l'altro pare che presentino dei problemi. Uno di questi è caduto stranamente 2 settimane fa negli Stati Uniti senza nessun colpo di vento. E per questi F-35 l'Italia spende 90 miliardi di euro. Direi che è una cifra Certo. importante. Questi tipi di armamenti si stanno sviluppando, ma una cosa è importante sottolineare: questo tipo di armamento, non solamente dell'B61-12, ma anche altri, comunque sempre nucleari, sono stati e stanno venendo utilizzati sempre nello Yemen. La guerra nello Yemen serve anche per questo. Abbiamo avuto delle dimostrazioni, delle foto, dei video e delle dimostrazioni fatte da dei fisici che ci hanno spiegato che effettivamente queste esplosioni che si sono verificate nello Yemen, nelle città, nelle cittadine che ormai non esistono più dello Yemen, sono effettivamente degli esperimenti nucleari. Quindi che non vengono più fatti nei deserti, ma vengono fatti sulla gente, vengono fatti sopra le scuole, vengono fatti sopra gli ospedali. Noi ne siamo responsabili, secondo me. Ne siamo responsabili perché continuiamo a stare zitti. E certo, è vero che i media non ci raccontano niente, però qualche minima fonte di informazione ce la possiamo avere. Volendo, ci possiamo informare sul web o anche non sul web, e credo che ci voglia veramente una mobilitazione forte perché comunque il pericolo sta crescendo e di molto. Ripeto, io non sono né da una parte né dall'altra, non giustifico nella presenza russa, nella presenza americana nel Medio Oriente, però oggettivamente si può dire che esiste un trattato della Siria con la Russia che risale a molti anni fa, risale a più di 10 anni fa, risale questo trattato. I russi hanno una base militare lì, la base di Khmeimim, e nessuno ci può fare niente. Se a qualcuno dà fastidio, mi dispiace, però insomma, ognuno bisognerebbe che stasse a casa sua se non invitato. Se tutti imparassimo a stare a casa propria, probabilmente queste cose. Questi rischi di guerra nucleare non succederebbero, ma evidentemente qualcuno ne sente il bisogno, perché altrimenti non si ricorrerebbe a un finanziamento di 38 milioni di dollari, così, Miliardi. miliardi di dollari così all'improvviso verso Israele, che pure è già dotato di una bomba atomica. Qual è il motivo? Dove vogliamo arrivare? La dichiarazione che è stata fatta alla presentazione di questa legge alla Camera degli Stati Uniti e alla luce della pericolosa espansione delle sfide che la difesa israeliana si trova drammaticamente ad affrontare ogni giorno, siamo pronti a sostenere aiuti a lungo termine nei confronti di un paese che ha la necessità di difendersi e di preservare il più alto standard qualitativo nel settore degli armamenti. Io credo che quello che l'Arabia Saudita sta facendo allo Yemen corrisponde esattamente a quello che Israele sta facendo alla Palestina, con migliaia e migliaia di morti da ambo le parti. Io credo che dobbiamo mettere un freno, assolutamente ci vuole un freno, perché questa situazione è irrefrenabile. E se addirittura Papa Francesco la chiama guerra mondiale, terza guerra mondiale a pezzi, dei motivi lui sicuramente ce li ha e sono sicuramente molto seri, perché altrimenti non si sarebbe esposto in questo modo. Ma guarda Margherita, io penso per certi aspetti che tante persone, sebbene non abbiano accesso alle notizie, per il semplice motivo che proprio non vengono date e uno dovrebbe avere il tempo di andarsene a cercare, come sarebbe anche giusto, ma entriamo in un discorso complesso
sulle difficoltà quotidiane delle persone, sulla preparazione, eccetera, eccetera. Io penso che molte persone abbiano covino dentro di sé un profondo sentimento di incertezza che non deriva soltanto dalla loro situazione del momento, ma percepiscano che c'è, perché a me capita di sentirlo. Ma ti volevo chiedere, innanzitutto, una cosa di questo tipo, ma questa posizione degli Stati Uniti d'America non è in pratica un poco in linea col fatto che alcuni mesi fa è stata spostata in modo unilaterale l'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme? Sì, certo, anche questo è un atto che è stato sponsorizzato dall'AIPAC, la lobby filo-israeliana presente negli Stati Uniti, e tutto quanto assolutamente legato. E questo non fa altro che generare tensione su tensione, e le tensioni lì sono veramente alte, perché comunque l'Iran è vero che non possiede la bomba atomica, come tu hai detto prima, però sicuramente non potrà stare zitta di fronte ad un attacco, non potrà stare fermo. Anche loro sono dei religiosi prima di tutto, e hanno una mentalità completamente diversa dalla nostra, e l'ostilità tra i diversi tipi di religione lì è veramente molto forte, per cui se qualcuno attacca per primo, la risposta ci sarà sicuramente, sarà molto difficile che vengano fermati. L'importante è che non avvenga l'attacco. Si sta notando che ci sono degli interventi diplomatici di Vladimir Putin, è giusto dirlo, perché dall'altra parte non ci sono degli interventi diplomatici, che cercano in tutti i modi di tenere a freno Turchia, Israele, Arabia Saudita, cercando di accontentare un po' tutti quanti, fornendo armi, perché comunque il commercio delle armi è impietoso ed è dilagante, fornendo armi o dando degli aiuti di tipo economico, commerciali, creando una sorta di alleanza commerciale, voi per un modo, voi in un modo, voi piuttosto che in un altro. Sono tutti tentativi per tenere buoni e calmi questi stati. Però poi dall'altra parte ci ritroviamo nella situazione che si scoprono dei tunnel, non solamente di Idlib, ma 6 mesi fa la stessa situazione si era generata anche ad Deir ez-Zor, dove sono stati trovati appunto delle spie britanniche, tedesche, francesi, americane e israeliane, sotto il comando dell'intelligence israeliana. Cioè in ogni città dove c'è qualche sacca, qualche ultima sacca di resistenza dell'ISIS, si trovano sempre nei tunnel, si trovano questi, chiamiamoli personaggi, insomma, che sono i veri autori di quello che è successo, della grande tragedia che è successa e sta succedendo, e non è ancora la fine per niente, perché non vogliono far terminare questa guerra in Siria. Certo. Senti, a proposito di questi infiltrati, eccetera, fino a settembre ci si attendeva, in qualche modo l'Occidente, diciamo che le persone stanno prendendo un po' di consapevolezza che l'Occidente non è così innocente in questi conflitti, c'era il timore di un uso di Assad dei gas chimici, dell'uso di armi chimiche contro la popolazione. Adesso ancora non si è verificato nulla, ma questi sono i sistemi che stiamo usando noi come Occidente per scuotere le coscienze dei cittadini e per ottenere un pass, diciamo, per muovere una guerra nuovamente contro Assad, visto che ormai la guerra stava volgendo al termine.
Quindi c'è la volontà di riprendere un conflitto usando mezzi che vengono chiamati sotto false flag, falsa bandiera. Ma io ti volevo chiedere anche questa cosa: come cosa dici tu sul fatto che ultimamente sono o stanno cadendo o sono sotto attacchi? Due sono caduti, uno era il presidente dell'Iraq Saddam Hussein, l'altro in Libia era Gheddafi. Sono due, diciamo, li possiamo chiamare dittatori o li possiamo chiamare capi di Stato, che in un ambiente, come hai detto tu, intriso di religiosità, avevano una posizione laica, cioè le religioni potevano convivere. Lo stesso mi sembra si possa dire di Assad. Come mai sono sotto tensione, sotto attacco, figure che dal punto di vista religioso, che tu dici ha una grande importanza il credo religioso in questo momento, in questa zona, che figure di leader che avevano grande tolleranza religiosa e la lasciavano anche ai propri concittadini? Ci sono dei problemi, ci sono dei problemi perché anche Assad, per quanto se ne voglia dire, comunque ha portato un certo tipo di livello di democrazia che forse prima non c'era, una democrazia di tipo laico, ovviamente non tutti stavano bene, ma una democrazia di genere diverso rispetto a quello europeo. Non si può pretendere che tutti vivano come noi e tutti abbiano gli stessi diritti nostri. Personalmente ho conosciuto anche una parlamentare dell'opposizione siriana, ma una parlamentare dell'opposizione, quindi non l'opposizione cosiddetta moderata che va a buttare le bombe in giro alla gente. Quindi hanno anche loro nel Parlamento un'opposizione, ma è quella che ci è stata raccontata come opposizione moderata, invece l'abbiamo creata noi. Quelli sono veramente terroristi cosiddetti tagliagole, è un'altra cosa. Il problema è che in questa sorta, chiamiamola, di finta democrazia, ma in realtà anche in Europa c'è una finta democrazia, seppur per motivi diversi, perché è finanziaria. Nell'altro caso è diverso. La realtà vera è che questi dittatori, se vogliamo chiamarli dittatori, io non sono d'accordo, ma chiamiamoli dittatori, sono stati comunque riconosciuti dalla maggioranza del loro popolo, sono stati eletti nella maggioranza dei casi. Quindi voglio dire affari loro ad un certo punto, con le loro usanze. Ma il problema è che anche Assad aveva nazionalizzato il gas, che è presente in larga parte in Siria. La Siria era un paese che aveva delle grandissime aziende farmaceutiche, era un paese che era autonomo sotto molti punti di vista, perché tutti quanti capiamo benissimo che un paese che è autonomo e che nazionalizza il proprio gas è evidente che non ha problemi economici. E quindi questo gas però a noi interessa, perché a noi interessa toglierci dal peso del gas russo, giusto? E quindi perché non andiamo un po' a occuparci di questo gas e di questo petrolio anche che viene da lì, come hanno fatto i turchi, che per tanti anni si sono portati a casa dalla Siria, dal confine siriano, si portavano a casa con i confile, file di camion, si portavano a casa il petrolio, che poi era commercializzato in Europa, compresa l'Italia, era commercializzato dal figlio di Erdogan. Non ci siamo mica dimenticati, vero, queste cose qui. Quindi lì c'è molta ricchezza, ricchezza che noi non abbiamo, ricchezza che gli Stati Uniti stanno per finire, sta per finire a livello anche proprio di minerali energetici, non ce l'hanno più, tant'è vero che hanno dovuto inventarsi il fracking, che gli causa anche dei terremoti, si è trovato con delle sentenze anche in tribunale in America. Quindi cioè, c'è una causa molto importante, anche lì finiamo nei soldi, vogliamo impossessarci del gas, vogliamo impossessarci del petrolio, vogliamo la ricchezza, vogliamo mantenere vivo l'impero, vogliamo dominare su dei popoli che non ci interessa niente se culturalmente sono inferiori o superiori a noi. La questione religiosa culturale è una balla, non è questo il motivo per cui noi andiamo a fare la guerra agli altri, non è che perché vogliamo esportare la democrazia, è che vogliamo diventare proprietari delle loro ricchezze. Questo... Infatti, scusami, con l'Arabia Saudita andiamo perfettamente d'accordo e non ci permettiamo di andare a dire come dovrebbero vestirsi le loro donne, per dire.
quello, e il wahhabismo che c'è nell'Arabia Saudita è il vero grande pericolo dell'Islam. Lì c'è la pena di morte, centinaia di persone che vengono ammazzate ogni anno. Lasciamo perdere qual è la condizione della donna, lasciamo, non parliamo neanche del tentativo di colpo di Stato che c'è stato l'anno scorso in Arabia Saudita, di tutti i morti che ha generato, delle guerre che ci sono, delle faide che ci sono all'interno dell'Arabia Saudita tra ricchi petrolieri, eccetera, della crisi che stanno vivendo perché stanno buttando forse un po' troppe bombe nello Yemen, forse. La guerra è tutta qua. Noi vogliamo dominare il mondo, noi vogliamo continuare ad essere l'impero. C'è un problema: la Russia probabilmente è più forte, almeno militarmente, si sta rialzando dopo che l'abbiamo comprata tutta ai tempi di Yeltsin, ma soprattutto sta diventando molto importante l'impero, l'ex impero celeste, l'ex celeste impero che è la Cina. Qui guarda Margherita, apri uno scenario che però mi piacerebbe molto con te approfondire, ma con più tempo. Adesso noi siamo in chiusura di trasmissione. Noi ti ringraziamo tanto di questa visione a 360 gradi che ci hai regalato, queste notizie che fanno presagire un poco questa scelta degli Stati Uniti d'America di appoggiare Israele proprio a spada tratta, con il pericolo che questa scelta così univoca può provocare anche nelle nostre vite. Allora, un grande abbraccio a te, un grazie per il tempo che ci hai dedicato, per le notizie che ci hai riportato in modo così puntuale, e ci risentiamo un'altra volta per una questione, diciamo, per aprire e approfondire gli scenari del l'impero celeste, come dici tu, della Cina. Grazie, grazie Margherita. Grazie a voi, buona serata e a presto. Bene, allora noi, caro Massimo, salutiamo i nostri radio ascoltatori e ti restituiamo la linea. Buonasera a tutti. Bene, riprendiamo allora dalla testata giornalistica pianetaoggitv.net da Venezia, questa All News in collaborazione con Radio Science, e ritorniamo in diretta. Salutiamo naturalmente Adriano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, la sua ospite, la giornalista Margherita Furlan, che era appunto collegata da Roma. Dunque, vediamo a degli aggiornamenti delle notizie. Prima di arrivare a quella che sarebbe la notizia in primo piano, vorrei rapidamente darvene altre. Innanzitutto c'è stata ad Ostia uno sgombero di un'altra casa dei clan Spada, poi a Genova riapre la strada sotto il ponte, e poi attenzione, una notizia interessante: rapina violenta, vi ricorderete sicuramente, dove furono feriti quei due coniugi da non so neanche io come definirli, se bastardi o meno, comunque da dei ladri che sono entrati in casa e hanno creato diverse ferite serie a questi poveri due coniugi, che poi furono appunto ricoverati in ospedale. Avrete visto sicuramente per i TG nazionali, che sono stati anche intervistati, eccetera. Quindi c'è un sesto arresto, e dove? In Romania. Dunque è scappato praticamente questo personaggio qui dopo l'arresto dei suoi connazionali. Ora, tutte queste scorribande che entrano dall'est europeo, che arrivano qui nel nord Italia e non solo, cioè la cosa dovrebbe cominciare, insomma, a far alzare le orecchie alla gente, cioè capire un attimo cosa sta succedendo, cioè che razza di gentaglia sta entrando qui, cioè non si capisce bene. Ecco, quindi speriamo che ci siano maggiori controlli, speriamo che queste persone, non solo come in questo caso ma anche in altri casi, vengano catturate, prese e consegnate alla giustizia in maniera molto severa. E questo è quanto stiamo purtroppo registrando, queste scorribande continue.
Vediamo adesso l'altra notizia in primo piano, l'ho tenuta un attimo, diciamo così, in ultima perché è importante, perché è grave altresì. E, come sapete, ci sono delle radio e televisioni locali a rischio di chiusura. Ebbene, c'è la REA, Radio Televisioni Europee Associate, con il presidente Antonio Diomede, che sta cercando di reagire di fronte a queste situazioni. Cosa sta succedendo? Praticamente stanno venendo a meno i contributi alle emittenti piccole, ma per piccole non intendo l'emittente che fa 3-4 km quadrati, ma un emittente che è anche a livello regionale, cioè a diffusione regionale, come ad esempio Telemare di Gorizia, tanto per citarne una. E succede che allora questi diciamo, contributi, meglio dire, vanno solamente alle più grosse, in base a delle indagini di ascolti, eccetera, che vengono fatti in maniera completamente scorretta, perché si va a vedere poi quelle che sono le trasmissioni più, diciamo, leggere, diffuse dalle reti nazionali, quindi è ovvio che hanno parecchi ascolti. In base a quello poi si decide appunto quanti contributi dare o meno. Ora, una emittente locale risulta con meno ascolto e di conseguenza ecco che vengono a meno questi contributi. Risultato, per non star qui a stancarvi, è che abbiamo delle persone che sono a casa senza lavoro, come ad esempio la redazione giornalistica di Telemare di Gorizia. Sono a casa. Una televisione unica a Gorizia e provincia, quindi di lavoro ce n'è, e abbiamo una redazione che è a casa. Ma vi sembra che sia normale che in Italia accadano di queste cose? Ebbene, c'è stata una importante manifestazione a Roma, realizzata dalla REA, come dicevo prima, e all'interno della nostra testata, pianetaoggitv.net, se voi entrate dentro, vedete alcuni servizi da questa manifestazione. Sentite anche i discorsi che sono stati fatti, le varie interviste, il discorso del presidente della REA Antonio Diomede, che presto avremo qui in diretta, in collegamento telefonico, forse da martedì prossimo, ma ancora non siamo sicuri, saremo più precisi prossimamente, dopo che mi sono sentito, come dire, dietro le quinte con gli organizzatori di questa trasmissione. E c'è questa situazione, a noi preoccupa anche perché, per esempio, Telemare veicola il nostro settimanale che va sul terrestre, Pianeta Oggi Report. Quindi, se chiude questa emittente, anche il nostro settimanale, dove, come sapete, il suo contenitore è di interviste sull'ambiente, sulla tutela della vita del pianeta, sulla legalità, l'antimafia, eccetera, tutto questo viene a meno. A noi non ci sta bene, assolutamente. È una trasmissione, questa che noi facciamo, dove non ci guadagniamo niente, anzi ci spendiamo, okay? Perché non è commerciale, non è finanziata, anche perché l'Italia dei giornalisti non si può sponsorizzare. Quindi è una trasmissione giornalistica pura che vuole far emergere quello che sta vivendo questo pianeta. Quindi abbiamo tante voci spazzature. Se vengono a meno le TV locali, anche questa voce che sottoscritto cerca di realizzare, in collaborazione anche qui con Radio Science, con Rosario Moreno, okay, e verrebbe a meno. Quindi la cosa a noi non ci va bene. Allora vi invito a taglio primo su pianetaoggitv.net di guardare cosa è successo a Roma, la manifestazione, perché c'è stata questa manifestazione. Potete quindi poi approfondire, fare delle ricerche, potete poi raggiungere anche nei social network, ad esempio, lo stesso presidente Antonio Diomede, e lì poi farvi un attimo una vostra informazione di quello che accade in Italia. Perché ricordate che sappiate che all'estero, in Europa, ma basta andare qui, vicino ai confini qua dell'est europeo, qua Slovenia e Croazia, le televisioni locali non subiscono questo calvario come queste qua in Italia. Loro hanno la sua frequenza, hanno la sua concessione e lavorano con serenità, assumendo del personale. In Italia questo non è possibile. In Italia abbiamo visto poi, e quella è la sorgente, vi assicuro, di tutto questo caos che si ripercuote fino al giorno d'oggi, che dagli anni 80, o meglio, perché il sottoscritto si ricorda molto bene, dei primi anni 80, fine anni 70, primi anni 79, 80, 81 e da lì in avanti, a un rastrellamento di tutte le frequenze delle emittenti locali. È stato creato un monopolio, ok? E da qui
le emittenti locali hanno sempre avuto grosse difficoltà per andare avanti. Questa situazione è successa solo in Italia. Sono le 19.57, cari signori, riflettete. Io ringrazio la regia Rosario Moreno. Ci sentiamo presto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Da Venezia un saluto dal sottoscritto, da Massimo Bonella. A presto. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo su Radio Science.